un'intervista sul Resto del Carlino di Nicolino Sarcone, uno degli imprenditori che poi è stato arrestato proprio l'anno scorso nel processo Emilia. Noi già nel 2013 denunciavamo Nicolino Sarcone, denunciavamo Giuseppe Pagliani che andava a fare le cene e che aveva stretto un patto di alleanza, Giuseppe Pagliani, con questi imprenditori dell''Ndrangheta. E poi è ovvio che adesso c'è un processo in corso e le responsabilità di Pagliani verranno accertate dalla magistratura. Qui non è in discorso la responsabilità penale. Noi mettiamo in luce le responsabilità politiche. È possibile che Pagliani faccia ancora il consigliere comunale? Uno che per cui sono stati chiesti 12 anni per concorso esterno in un'associazione mafiosa fa il consigliere comunale di Reggio Emilia. Com'è possibile? E poi ancora ci vengono a dire che non va bene far venire qui una commissione di indagine. Quindi, quando ci sono persone che da anni denunciano, quando c'è la magistratura che già nella sentenza Edil Piovra ha sancito nel 2003 la presenza dell''Ndrangheta qui, quando ci sono associazioni antimafia che hanno denunciato, persone coraggiose che si sono fatte avanti, gli unici che non vogliono ascoltare, gli unici che non vogliono sentire sono i politici attuali del Partito Democratico e tutti quelli che di queste storie non vi vogliono parlare. Noi li invitiamo a farlo. E invece cosa abbiamo? Abbiamo il ministro Delrio che finalmente l'altro giorno si è degnato di risponderci per dirci che cosa? Per dirci che la richiesta di una commissione di indagine a Reggio Emilia è una richiesta bizzarra e che probabilmente il 5 Stelle fa questa richiesta perché vuole far dimenticare, attenzione, attenzione, il caso Quarto. Giudicate voi se quello che vi stiamo raccontando equivale a voler nascondere il caso Quarto e giudicate voi se questa nostra richiesta è una richiesta bizzarra. Io concludo con un aneddoto molto carino, un aneddoto che raccontava spesso Giovanni Falcone. E applauso per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutte le persone che purtroppo oggi non ci sono più. E questo aneddoto è per Di Matteo, esatto, e per tutte quelle persone che ancora oggi invece combattono le mafie, hanno voglia di scoprire la verità su quello che è successo più di 20 anni fa nelle stragi. Quindi un applauso a tutti i magistrati onesti, e ce ne sono. Vi dicevo, questo aneddoto molto simpatico racconta di un giudice che sta interrogando un mafioso. E durante questo interrogatorio il giudice fa una pausa e fuori microfoni, insomma fuori registrazioni, chiede al mafioso: senta un po', ma lei può raccontarmi che cos'è questa mafia? Il mafioso lo guarda e gli dice: guardi, faccia conto che c'è un posto libero in tribunale e ci sono 3 magistrati che vogliono prendere quel posto. Il primo è un magistrato bravissimo, riconosciuto da tutti, ha già svolto delle inchieste importanti. Il secondo invece è raccomandatissimo, suo fratello è un onorevole. Il terzo è un fesso. Secondo lei, giudice, chi avrà il posto in tribunale? Il fesso. Noi speriamo che Delrio, nei 10 anni in cui è stato sindaco, non abbia fatto la parte del fesso. Buonanotte Alfano! Grazie mille a Giulia e a Maria Edola, che sono sempre meravigliose. Prima di dare la parola a Raffaella Sensoli, che è un'altra rappresentante nostra in regione, vi voglio raccontare anche io un piccolo aneddoto, che in realtà è un fatto. Nel dicembre scorso, sempre per parlare di magistrati, a Reggio Emilia il Movimento 5 Stelle ha fatto una richiesta molto importante. Ha fatto la richiesta di dare la cittadinanza onoraria a Nino Di Matteo, un magistrato che ci sta mettendo la faccia e la pelle per combattere la mafia. E è stata approvata all'unanimità la richiesta di cittadinanza. Noi la stiamo ancora aspettando perché il Comune non ha ancora fatto la richiesta ufficiale della cittadinanza a Nino Di Matteo. La stiamo ancora aspettando. Io purtroppo l'ho reputo un bruttissimo segnale, però attendiamo fiduciosi. Intanto do la parola a Raffaella Sensoli. Grazie. Grazie, buonasera.
Grazie anche da parte mia per essere qui, nonostante la serata piuttosto fredda. Noi continueremo tutta la notte, poi chi ci vorrà seguire saremo davanti al comune. Io vi porto una brevissima testimonianza. Io sono romagnola, sono di Rimini come Giulia Sarti. Anche noi viviamo una situazione simile alla vostra, ma in un certo senso ancora siamo un passo indietro rispetto a quello che purtroppo sta vivendo Reggio Emilia da più di 20 anni. Ossia, da noi ancora in parte si nega la presenza massiccia della mafia, ancora si fa finta che non esista. Io sono, come vi dicevo, di Rimini. Da noi c'è il cosiddetto divertimentificio. Guai a disturbare il divertimentificio. Bisogna tacere, non bisogna dire che anche da noi ci sono infiltrazioni, che anche da noi la mafia si sta insinuando in quelle pieghe che oltretutto la crisi ha accentuato, perché è vero che la mafia arriva dove ci sono soldi, ma arriva anche dove ci sono imprenditori in difficoltà, e quindi si va a insinuare in tutte quelle situazioni in cui riesce a portare il proprio denaro da ripulire. Tenete presente, noi abbiamo San Marino alle spalle, a 4 passi da noi. Se voi arrivate a San Marino, a Dogana, c'è un bellissimo cartello con scritto "Benvenuti nella terra della libertà". Perfetto, sarà anche la terra della libertà, ma per tanti anni è stata il rifugio di coloro che avevano bisogno di andare a nascondere il proprio denaro. Quindi noi, oltre al problema delle infiltrazioni, al problema di un'economia che pian piano viene messa ancora più in ginocchio, abbiamo anche in un certo senso la malavita aiutata dalla presenza di San Marino. Il problema fondamentale qual è stato? Il problema fondamentale è che fino praticamente a ieri, per non dire oggi, la politica continua a negare la presenza della malavita all'interno del tessuto economico di tutti noi. Il sindaco di Rimini continua a dire che noi abbiamo gli anticorpi, poi un bel giorno ti trovi sul Fatto Quotidiano la notizia di 8 alberghi sequestrati. L'ex assessore regionale al turismo dell'Emilia Romagna addirittura ha dichiarato: la mafia in Emilia Romagna è una barzelletta. Io lo chiamerei sul palco questa sera qui a venire a dire che la mafia in Emilia Romagna è una barzelletta, se ha il coraggio davanti a voi di ripetere ancora queste parole. Questo per dirvi che quando si tratta di malavita, di mafia, di infiltrazioni, non esiste Emilia, non esiste Romagna, siamo un unico territorio. La cosa importante è che venga fuori da parte di tutti, venga fuori da parte dei cittadini, si parli, non deve diventare un tabù, non si deve cercare di aver paura in nessuna situazione, perché quello che voi state vivendo in maniera massiccia purtroppo sta venendo fuori anche da noi. Altra cosa, altre antenne che vanno tenute ben accese riguardano anche la sanità. In Emilia Romagna ancora non abbiamo casi conclamati, però la sanità, io mi occupo prevalentemente di sanità in regione, è il settore dove girano più soldi pubblici. Il nostro bilancio regionale prevede circa 8 miliardi di euro all'anno per la sanità, quindi attenzione anche qui. Già abbiamo una brutta deriva verso il privato e già stiamo vivendo una situazione per cui la politica si sta vendendo un pezzo alla volta le nostre vite. Ci stanno prendendo la salute, ci stanno prendendo il lavoro, ci stanno prendendo la vita sociale, la famiglia. Noi siamo qui
per ribellarci a questo stato di cose. Vi invito ancora a partecipare poi insieme a noi, conclusa questa serata, dove adesso si susseguiranno gli altri nostri parlamentari a raccontarvi quello che stanno facendo. Vi invito veramente a stare con noi tutta la notte davanti al Comune per far vedere che i cittadini ci sono ancora e che vogliamo un'Italia onesta. Grazie. Grazie. Io sono Gaetti, sono in Commissione Antimafia. Io vorrei spostare un attimo il ragionamento al di fuori un po' di questo contesto e ci arriviamo alla fine. E vorrei leggere quello che per me è una poesia ed è un discorso del 26 gennaio dell'89, sono 15 righe. L'equivoco su cui spesso si gioca è questo. Quel politico era vicino a un mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti con organizzazioni mafiose, però la magistratura non lo ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. Eh no, questo discorso non va, perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale, può dire, beh, ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica, giudiziaria, che mi consente di dire che quell'uomo è un mafioso. Però siccome dalle indagini sono emersi altri fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, i consigli comunali o quello che sia, dovevano trarne le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi che non costituivano reato ma rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Ecco, questo è l'elemento fondamentale. Dobbiamo sempre tenere distinto quello che è un reato da quello che invece è un concetto etico. L'amministratore non solo non deve commettere reati, ma deve essere eticamente molto più alto. Qui invece abbiamo amministratori che hanno avuto un'inerzia nei controlli, hanno avuto un'inerzia di tipo culturale, non hanno capito qual era il futuro, qual era la gestione del futuro, hanno creato una città con 18.000 appartamenti vuoti e questi sono degli amministratori incapaci. Probabilmente questo non è un reato, oppure adesso si valuterà. Ma nonostante ciò, uno che si comporta in questo modo, uno che non ha una corretta gestione dei rifiuti verso un mondo dove non ci devono più essere inceneritori. Io nella professione abito 60 km da qui e sono un patologo. Io ho fatto centinaia di autopsie e ho trovato le polveri nei polmoni, non degli uomini, ma nei cani, nei gatti, negli animali, gente che non fuma, gente quindi che, cioè animali che vivono in mezzo a noi. Quindi questo è il territorio e questi sono gli amministratori. Questi amministratori che sono culturalmente inaffidabili e incapaci devono necessariamente andare a casa. Non c'è bisogno di dire io sono eticamente, non ho commesso reati. Questa è la tua capacità. Se in passato non hanno capito queste cose, come pensate che possono capirne il futuro? Ecco, quindi questo è l'elemento e spero che qui si apra la commissione, che qui possiate capire fino in fondo, perché quello che noi possiamo fare a Roma è sì cercare di capire, però bisogna conoscere i posti, i territori, i volumi, gli spazi, la gente per capire fino in fondo le cose. Quindi io mi auguro che la Commissione Legalità del Comune possa cominciare, come mi dicevano in certi ordini del giorno approvati l'anno scorso, possa ricominciare a lavorare. Chi non ha paura lavori, chi ti dimostri, anche perché queste cose non le chiediamo solo noi del 5 Stelle, lo chiedono persone per bene, anche dello stesso PD, per cui a questo punto se sono davvero per bene, tutti gli altri facciano questo sforzo e quindi a questo punto si potrà capire. E se poi da quel lavoro che si dovrebbe fare in comune emergesse qualcosa di più importante, allora sì, potrà intervenire l'autorità giudiziaria e a questo punto potremo intervenire anche noi come Commissione Nazionale Antimafia. Ecco, quindi io volevo dirvi questo e quindi oltre a fare una battaglia a Roma, io vorrei che tutti voi vi impegnaste per fare una battaglia in questo luogo e io sono disposto a fare da ponte, da collegamento fra voi e loro affinché questo problema non sia solo un problema questo. Io abito, dicevo, 60 km da qui e io vivo le stesse situazioni. Abbiamo avuto un sindaco di Mantova che ha cercato di intercettare al consiglio,
a Roma al Consiglio di Stato per manipolare delle sentenze, a questo a favore di imprenditori che poi lavoravano anche qui. Quindi vedete tutto mondo e paese, e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per avere un mondo migliore per i nostri figli. Grazie. Grazie a tutti per essere qua, veramente non mi aspettavo così tanta gente, la piazza piena. Noi siamo tutti qua insieme per dire un secco no alle mafie, e soprattutto per ricordarlo a Del Rio e Vecchi, che pare non se ne accorgano, probabilmente anche se passassi in questa piazza.